per il suo bene. Mi piace giocare con lui. Crea dei mostri per il suo divertimento. Questi qua mi piacciono, questi tizi. Lui? Guarda cosa ci ha fatto. Gli abitanti di Detroit hanno assistito a un inseguimento per le strade della città questa mattina. Sì, si ricorda. Una giovane donna e una bambina stavano scappando dalla bambina. Mi sa che deve ricordare di Alice, se no non la troviamo. Dove le tue fuggitive hanno rischiato la vita per attraversare. Mi chiamo Cara. Ok, c'è arrivata. Ulteriori voci non confermate. Alleluia. Trova Alice. Oh, allora. No. Questa volta no. Ho detto levati o ti sparo in faccia. Sparagli. Come osi? Come osi? È una finestra aperta. Sì. È svenuto. Tenente Anderson! Non mi dire che aveva il figlio, che non esiste più, oppure che la moglie gliel'ha tolto. Deceduto, sì. Dovevo mettergli i lippi. Tornerò presto. Novembre 2038. Questa è la fabbrica di pezzi? Eh sì. Questi sono i nostri cari androidi che vogliono essere liberi. Che facciamo? Troviamo il deposito della Cyberknife. Lì hanno i ricambi e il sangue blu. Seguitemi. Ok. Proverò a fare un pezzettino, anche se mancano due minuti. Dai, prima che... Non devono vederci. Su quello siamo d'accordo. Però vi devo seguire. Ce ne sono un po' di signorine, Freddy. Un po' tante. Ci sono anche bambini androidi. Attenzione. Cosa? Chi c'è? Ah, le guardie. E ora che facciamo? Cerco un'altra strada. GPS. Ricalcolo. Già che abbia cambiato l'angolino, vuol dire che succede qualcosa. Io seguo lei. Praticamente è Mirror's Edge, Prince of Persia, Assassin's Creed, qualcos'altro? Ah, The Last of Us prima. Io seguo sempre lei. No, non posso. Allora devo andare di qua. Marcus, sali qui. Dove sei? Segui Simon, no, lei. Qua. Shadow of the Tomb Raider, non Shashow. L'inglese. Ok. Il magazzino più avanti, ci siamo quasi. Guarda, se lo sapessi dire in giapponese te lo direi anche in giapponese, Freddy. Oh, guarda, lo so perfettamente, guarda. Perché tu sei un essere speciale, no? Quindi sai tutte le lingue. I magazzini della Cyberlife. Lì c'è tutto quello che ci serve. Dobbiamo giusto. Dobbiamo disfarci di quel drone. Quale drone? Ci penso io.
Devo farlo io. Allora se... freschi proprio siamo. Precostruisci. Ah beh, se è così allora è facile. Dunque, vediamo. Prova uno. No. Quello non ci piace. Torna indietro. Qua. Ok. Allora l'ultimo. Fortuna che devi scegliere prima questa cosa qua. Allora, qui. Ok. Qui. Perfetto. Cioè, così non ti vedono, mi sembra strano. Però. Freddy, mi hai distratto in un punto che guarda, Sì, sì, sto bene. Da quando il tavolo è spento? Nei container, già la prima parte non ha senso. Recupera le parti di ricambio. Ok, allora, fermi tutti. Devo guardare queste. Via, levatevi. Permesso. Devo finire sta parte e poi vi saluto. Allora, vai, prendi sangue blu che serve. Poi cosa c'è da guardare qui? Oh oh. State violando una proprietà privata. La vostra presenza è un'infrazione di livello 2. Informerò la sicurezza. No. John! Maledetta macchina! Ma dov'è adesso? Uccidi la guardia. Prendi e nascondi. John! Mi serve aiuto. John! C'è il coltello lì. Non so, trattieni. Il problema è che se vede il coltello è la fine. Cavolo. Prima il drone e ora questo. Oh, che meno male. Fortuna. Ho fatto la scelta giusta. Che se lo rilasciavo era veramente un casino. Non proprio, perché sennò dovevo uccidere un essere umano. Finiamo qui e andiamocene. Cercate del sangue blu. Ce ne serve ancora. Dobbiamo prendere sangue blu. C'è il bambino androide che ne ha bisogno e non solo. Ok, cerca nelle casse più grandi. Dove sono le casse più grandi? Vero? Blocca. Perfetto. Dimmi che sono qua quelle più grandi. No, qua sono tizi. Cioè tizi, robo da attivare. Siete come noi. Non volete essere liberi. Liberali. Più ce n'è meglio è. Per la causa, dico. O se chiamano aiuto e mettono l'allarme, li uccido. Sono strani quando fanno così, sembrano che vedono chissà che cosa. E non ci sono robottine in questo caso. Ok. Sono rispettato dagli altri. Siamo a pieno carico, andiamo. Scendi. Portatemi con voi. Sta con loro, non possiamo fidarci. Ha rischiato per noi. Non lasciamolo qui.
Non possiamo portarli, è pericoloso. Accettiamo, dai. So dove trovare altre parti di ricambio. Che vuoi dire? I camion sono carichi di biocomponenti. Hanno l'autopilota. Perché loro appunto sanno le cose, quindi era inutile lasciarli lì. Là sotto, nel posto di controllo, ci sono due guardie umane. Recuperate la chiave senza farvi notare. È un suicidio, Marcus. Sempre la stessa storia, Freddy. Non è cambiato niente. Infatti, domani vedo di rompere le scatole a mio padre. A parte che domani devo andare a fare il vaccino, quindi comunque. Io direi di andare via per adesso. Siamo a posto così. Superiamo la recinzione, è veloce. Ok, allora andiamo. No, Freddy, voglio farlo io. Ok. Non ho voluto andare oltre perché sennò mi sa che succedeva un macello. E adesso ne abbiamo un bel po' di gente dietro. Dunque, finisco sta parte e poi veramente vi saluto perché... così non siamo troppo oltre fuori dall'orario. Abbiamo sangue blu! E biocomponenti. Ce n'è abbastanza per tutti. Non ce l'avremmo fatta senza Marcus. Beh, oddio, tu mi stavi odiando, eh. Quindi, inutile che dici questa cosa. Simon. Ho scelto Jericho perché qui gli androidi sono liberi. Liberi di vivere nell'ombra sperando che nessuno ci trovi. Ma non è libertà però questa. Liberi di morire in silenzio in attesa di una svolta che non arriverà mai. Ma non voglio quella libertà. Non voglio mendicare il diritto di sorridere, di amare ed essere rispettato. Non lo so, ma nel profondo per voi è libertà questa? Molto di più di quello che dicono. Sono vivo e nessuno può togliermi quello che sento. Il tempo della schiavitù è finito. Se non ci ascoltano, li costringiamo a farlo. Se non ci danno niente, ce lo prendiamo. E già questo non mi piace. Siamo persone. Siamo vivi. Siamo liberi. No, non mi è piaciuto questo discorso. Perché la loro è una finta libertà, secondo me. Parti di ricambio. Ok, io intanto inizio a salutarvi e a ringraziarvi per avermi fatto compagnia, perché tanto sicuramente salverà in questo preciso istante. Spero appunto che vi sia piaciuto, che vi siate divertiti. Vi ricordo che mercoledì andiamo avanti. E magari farò anche, se posso ovviamente farlo, delle live extra anche di altre cose. Nel frattempo, se qualcuno di voi ha in mente qualche altro gioco da portare dopo questo o con questo, fatemelo sapere, ok? O facciamo prima che magari ne parliamo mercoledì, va bene? Ciao a tutti e grazie.